se è un piatto leggero è quasi consigliabile, diciamo, un'acqua piatta. Se invece è un piatto untuoso, grasso e che ha bisogno di pulizia in bocca, abbiamo bisogno di un'acqua effervescente naturale oppure addizionata. Oggi è addizionata tutta l'acqua dei nostri sindaci e molto gioca anche la temperatura. Per un dessert o per un piatto che non sia untuoso o grasso, potrebbe essere ideale avere un'acqua senza bollicina. Un piatto molto grasso ha bisogno di una effervescenza maggiore rispetto a un piatto grasso, però non così untuoso come potrebbe essere una salsiccia, un brasato, uno stracotto. Senz'altro il vetro ha la capacità, è il recipiente adatto. Il PET, se non fosse riciclato, potrebbe anche andare. Ma se noi veniamo da casa già con la bottiglia in PET, perciò quella plastica che chiamavamo ieri, non è consigliabile. Oggi forse queste casette potrebbero avere la loro bottiglia, anche in PET, però un PET originale, come hanno le casette del latte. Perciò acquistare la bottiglietta e metterci l'acqua direttamente dalla casetta. Il PET è un prodotto che, se quella bottiglia è rimasta sul terrazzino esposto al sole, potrebbe avere dei problemi. Perché non scegliere la temperatura giusta, la bolla giusta e, perché no, in questo caso il bicchiere giusto per godere l'acqua. L'acqua, noi siamo acqua, perciò l'acqua è salute, impariamo a berla in modo corretto. Alziamo il calice e diciamo goditela perché sei acqua.